Qui è quasi mezzogiorno. È una strana mattina grigia e uggiosa che esce da una nottata di pioggia e temporali. Anche adesso cade una pioggerella sottile. La temperatura è gradevole, ma c'è umidità e una pesantezza opprimente. L'erba nasconde l'insidia di un terreno allentato. La banda della Marina Messicana sta per iniziare l'inno nazionale brasiliano. Ecco il momento solenne degli inni nazionali. Le note che ascoltate sono dell'inno nazionale del Brasile. Ed ecco in primo piano, ora Pelé al centro, Brito, Clodoaldo, i rappresentanti del Brasile, ecco Tostò, che senza perdere una gara, con tutte vittorie, sono giunti alla finale della Azteca. Ancora inquadrato il presidente Ortaz e alla sinistra della signora vediamo ancora il presidente del Senato italiano Fanfani. Questa finale conclude una Coppa Rimé giocata all'insegna delle regolarità in cui il football ha avuto nettamente il sopravvento sulla violenza. E che l'Italia sia giunta alla finale in una Coppa Rimé dominata dalla tecnica è un motivo ancora, un ulteriore merito che premia la prova dei nostri ragazzi. Ancora Pelé al centro, vedete, tra Brito e Clodoaldo. Ed ascoltiamo ora l'inno di Mameli, con l'emozione che ci dà, tanto lontani dall'Italia, assistere a un avvenimento sportivo in cui è in gioco il buon nome del nostro sport. E auguriamoci che Riva si conceda il miglior regalo della sua vita sportiva. Albertosi, Rosato, Sacchetti,
avete visto dalla filata dei primi piani dei nostri giocatori e di quelli brasiliani che le formazioni sono le migliori che le due squadre possano schierare. Vengono liberati nel cielo i palloni con i nomi delle quattro squadre finaliste e poi i due messicani. Indipendentemente dai risultati, il Messico ha veramente vinto questa rimè sul piano dell'organizzazione, della sportività e della regolarità. La squadra italiana dunque è schierata con Albertosi, Burnic, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva. In panchina ci sono Poletti, Zoff, Rivera, Giuliano, Prati. La formazione brasiliana, ecco, vedete schierati i giocatori per ordine di posto, è la seguente: in porta Felix con il numero 1, la linea difensiva è di Carlos Alberto numero 4, Brito numero 2, Piazza numero 3, Everaldo numero 16. A centrocampo giocheranno da destra a sinistra Clodoaldo con il numero 5, Gerson con il numero 8, Rivelino con il numero 11. Le tre formidabili punte brasiliane sono Jairzinho sulla destra, Tosson a centro con il numero 9 e Pelé con il numero 10 sulla sinistra. In panchina per i brasiliani hanno preso posto Marco Antonio, Eduardo, Roberto, Joel e Paulo Cesar. Si gioca, vi ripeto, in una giornata autunnale, cade una pioggerella sottile, il campo è allentato. Sono fattori che in teoria potrebbero essere a nostro favore. Sentite gli applausi che sottolineano i nomi dei giocatori brasiliani. Messicani non fanno mistero del loro tifo nei confronti dei brasiliani. Dal giorno della eliminazione della squadra messicana, tutta la nazione organizzatrice ha spostato il suo tifo nei confronti del Brasile. L'applauso più grande è quello che ha sottolineato l'annuncio della posizione di Pelé, mentre vedete al centro del campo Facchetti e il capitano brasiliano davanti all'arbitro Gleckner stanno procedendo alla scelta del campo. L'Italia giocherà il primo tempo alla destra dei vostri teleschermi. Sta per iniziare la finale della nona edizione ed ultima della Coppa Giulio Rimè. Per regolamento la Coppa Giulio Rimè va assegnata alla squadra che l'ha vinta 3 volte. Brasile e Italia sono in possesso già di 2 vittorie e questa partita deciderà per la terza. Ha scelto il campo il Brasile schierandosi alla sinistra della tribuna d'onore e infatti vediamo Boninsegna con accanto Mazzola pronti a dare il calcio d'inizio. Dopo il 1934 e 1938, a distanza di 32 anni, la nazionale italiana di calcio disputa una finale del campionato del mondo. Ed ecco il via di Gleckner, è iniziata la finale. Riva ha toccato il suo primo pallone, gliel'ha affidato De Sisti, lo scatto è per Mazzola. Il passaggio arriva, ha intercettato Clodoaldo, poi ecco Tosson, ancora Clodoaldo, Gerson,
è la fonte del gioco brasiliana. Questo è il terzino destro Carlos Alberto. Jairzinho. Ha davanti Facchetti, sarà uno dei duelli decisivi dell'incontro. Passaggio indietro ancora a Gerson. Il lancio in profondità era per Pelé, che era stato controllato, come vedete, da Rosato. Il dribbling di Tolstoi, il suo cross, il colpo di testa di Facchetti che impedisce la conclusione di Jairzinho e Pelé, che erano davanti alla porta. La rimessa in gioco di Tolstoi. Rivelino, sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé e il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Sul cross di Rivelino, che adesso rivedremo, Pelé di testa ha portato in vantaggio il Brasile. Ecco, vedete la rimessa in gioco di Tolstoi, il cross di Rivelino e il colpo di testa di Pelé, sul quale Albertosi non può intervenire. 1-0 per il Brasile, il risultato sbloccato dopo fasi alterne nelle quali le azioni più pericolose erano state dell'Italia. Domenghini, tiro di Domenghini, parata di Felix sulla correre di Boninsegna. Azione di Mazzola, la palla va a Pelé. Pelé libera Burnic, impedendo il tiro a Pelé. All'inizio della partita era stato Bertini a prendere Boninsegna, Boninsegna, Boninsegna. Tiro di Boninsegna e il pareggio, pareggio di Boninsegna. Boninsegna ha pareggiato al 38°. Rivediamo l'azione, la bellissima fuga di Boninsegna, che ha intuito un passaggio di alleggerimento, uno dei tanti dei brasiliani, è scattato in avanti sull'uscita del portiere, ha perso una prima volta la palla e poi, precedendo anche un eventuale intervento di Riva, ha mandato la palla nella porta vuota. Ecco, rivediamo il primo scontro, poi ecco Boninsegna in Riva, Riva si scossa, lascia Boninsegna e la palla va verso la porta vuota. 1-1 fra Italia e Brasile nella finale di Città del Messico a 7 minuti dalla fine. Ha pareggiato Boninsegna e il gol di Pelé. Il Brasile in avanti con Rivelino, recupera Bertini in fallo laterale. L'arbitro comanda un calcio di punizione in favore dei brasiliani. Il solito Carlos Alberto, che sembra avere in questa partita il compito di ricevere liberissimo i passaggi e di servire poi un compagno avanzato. Bella azione di Gerson che libera sulla sinistra l'altro terzino Everaldo. Poi interviene Jairzinho, Jairzinho, l'ha fermato Facchetti ma tira Gerson improvvisamente di sinistro e porta in vantaggio di nuovo il Brasile. Gerson al 21° del secondo tempo, Brasile 2, Italia 1. Ha segnato Gerson, che ora sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni e delle riserve. Al 21° del secondo tempo il Brasile è in vantaggio per 2-1. Ecco l'azione, l'improvviso tiro di Gerson, angolato, 2-1. La segnatura premia il migliore giocatore indubbiamente della squadra brasiliana. Gerson sta disputando una partita eccellente. Naturalmente i brasiliani ora addormentano ancora di più la partita. 26 minuti sono passati del secondo tempo. Gerson alla palla, gliela ha toccata Everaldo. Nuovo passaggio in aria per Pelé. Jairzinho. 3-1 per il Brasile. Ha segnato Jairzinho. Jairzinho al 26° minuto, 3-1 per il Brasile. Il capolavoro comunque è stato di Pelé, che ha ricevuto la palla, ha spinto il tiro in porta e invece ha liberato Jairzinho proprio davanti ad Albertosi.
Ecco Gerson che alla palla effettuerà, questa è la ripetizione, il traversone, guardiamo il colpo di testa di Pelé, la correre di Jairzinho che batte Albertosi sull'uscita. 3-1 per il Brasile, 3-1 per il Brasile, siamo al 26esimo minuto. Bel dribbling in slalom tra Iuliano, Domenghini, De Sisti e poi ecco il lancio sulla sinistra per Jairzinho che ha cambiato posizione. Jairzinho, Pelé, Pelé, Carlos Alberto e sono 4. Ed ora possiamo dire che la Coppa Rimé sta prendendo la strada di Rio de Janeiro. Carlos Alberto ha portato a 4 i gol del Brasile al 42esimo del secondo tempo. Rivediamola questa azione. Non appena il telesistema messicano ci passa il replay. Eccola l'azione, non è perfetta tecnicamente, quindi l'hanno tolta. 4-1 in favore del Brasile, ormai la finale è appannaggio dei sudamericani. Il terzino destro Carlos Alberto ha segnato il quarto gol seppellendo le residue speranze italiane. Comunque si tratta di giocare degli spiccioli della partita che ormai è abbondantemente conclusa. Riprende il gioco, la tocca in area Gerson e quindi la rimessa in gioco non è valida. Si sta giocando con dei tifosi sul terreno di gioco ed ecco il fischio finale che chiude la rimessa. Il Brasile è campione del mondo. Termina la rimè con la vittoria del Brasile per 4-1. La squadra italiana ha tenuto dignitosamente il campo alla pari con il grande favorito Brasile per un'ora di gioco fino al 21esimo del secondo tempo. A questo punto, dopo che c'erano state occasioni anche per passare in vantaggio per la nostra squadra, ha segnato Gerson e sul 2-1 praticamente la partita si è chiusa, perché la squadra italiana non ha avuto la forza non morale ma la forza atletica per recuperare e il Brasile ha dilagato. È passato ancora con Jairzinho al 26esimo e con Carlo Alberto al 42esimo. Il punteggio è di 4-1, diciamo subito onestamente che la vittoria è meritata per il Brasile che aveva dalla sua maggiori riserve atletiche. Ma sul piano tattico, fino al momento in cui il Brasile ha fatto sua la partita, cioè dopo un'ora di gioco, la squadra italiana ha tenuto alla pari con gli avversari il terreno di gioco e tutto poteva succedere. È difficile recriminare, d'altra parte nel calcio non esiste mai la prova d'appello. Possiamo pensare, per addolcire un poco l'amarezza di questa sconfitta, che qualora la squadra italiana fosse passata in vantaggio nella ripresa, la finale poteva prendere un'altra direzione, ma non dobbiamo recriminare eccessivamente perché, ripetiamo, prima cosa il Brasile ha meritato nella sostanza la vittoria e secondo, il secondo posto dell'Italia è un premio ambito per le prove che la nazionale italiana ha offerto in terra messicana, prove lusinghiere, senza dubbio superiori ad ogni più rosea aspettativa. Il Brasile è campione del mondo e conquista definitivamente la Coppa Rimé con le sue 3 vittorie. L'Italia è vice campione del mondo, al 3° posto la Germania, al 4° l'Uruguay. Ecco il risultato della 9ª edizione della Coppa Rimé che viene definitivamente assegnata. Se andiamo ad analizzare un pochino l'opera dei singoli di questa finale, mentre vediamo le caratteristiche e manifestazioni del trionfo messicano, se analizziamo, vi dicevo, l'opera dei singoli, troviamo in primo piano, fra avversari e
compagni, Gerson, il giocatore chiave della squadra brasiliana. In difesa, in attacco, in fase di distruzione e di impostazione del gioco, Gerson ha veramente dato la sua impronta alla partita e al risultato. È stato